persone affette da diabete del secondo tipo, che quindi hanno una forma di diabete nella quale la secrezione di insulina non è scomparsa, ma è tuttora presente, semmai l'insulina è un po' meno efficace, ha intanto una notevole quantità di mezzi terapeutici, di farmaci che possono essere utilizzati, personalizzando la terapia a seconda di quelle che sono le caratteristiche della malattia di cui lui soffre e le condizioni generali in cui si trova, se è sovrappeso, se è magro, se fa vita sedentaria, se fa attività fisica e così via. Naturalmente la dieta è uno dei cardini della terapia del diabete del secondo tipo perché i farmaci che il paziente può assumere non sono in grado di modificare la loro efficacia in rapporto ai pasti, ma danno una terapia che è una terapia che è valida per tutte le 24 ore, quindi bisogna che l'alimentazione sia un'alimentazione corretta dal punto di vista dell'apporto calorico e distribuita uniformemente nell'arco delle 24 ore. Non si può fare un solo pasto al giorno, bisogna fare tre pasti al giorno che non devono essere troppo abbondanti. Bisogna tenere sotto controllo tutti i fattori di rischio associati, quindi l'ipertensione se è presente, le alterazioni dell'assetto lipidico se sono presenti o altre complicanze che si possano manifestare. E poi a avere un rapporto molto preciso con il medico curante per scegliere tra i molti farmaci che sono oggi a disposizione e quelli che si vedranno mano a mano presentando, perché la ricerca in questo campo è una ricerca molto, molto efficace, molto attenta e sono numerosi i farmaci che sono in fase di sviluppo, in modo da scegliere il farmaco più adatto. Nel diabete del secondo tipo effettivamente la terapia deve essere personalizzata sulle basi delle caratteristiche che ha quella forma di diabete in quel determinato individuo.